serata. Invito il pubblico a rimanere fuori dalla sede stradale per consentire lo svolgimento dello sprint in totale sicurezza. È lanciata la volata, è uno sprint di gruppo compatto, è una volatona, sono state riprese per nuovo il Cagnazzo, ultimi 100 metri. Eccolo lo sprint e va a vincere con dorsale 108, Beatrice Bertolini in maglia nera della MB Victory Team. Beatrice Bertolini, vincitrice oggi qui a Racconigi di una volata splendida e della due giorni in rosa. Raccontami un po' della gara, come ti sei comportata e poi lo sprint, come l'hai impostato, insomma. Sì, una gara sicuramente molto veloce, molte volte ci sono state delle fughe che però, diciamo, non sono andate a buon fine, spesso ero io a chiudere, ma anche la Brillante e la Baima, diciamo il podio di oggi. Poi vabbè, la volata è partita molto lunga dalla rotatoria e niente, io ho cercato le ruote che pensavo fossero le migliori, sono uscita alla fine e ce l'ho fatta. Ecco, stiamo per arrivare al termine della stagione, c'è ancora qualche gara, questa era la tua decima vittoria stagionale, se dovessi fare un bilancio cosa ne pensi? Immagino sia andata bene. Ma la stagione è andata più che bene, sicuramente c'erano due impegni importanti che erano l'italiano e la Coppa di Sera, sono andati abbastanza bene e poi vabbè ci sarebbe il Ghisallo, però non sono sicura di farlo. A chi la dedichi invece questa vittoria al trofeo El Paso? A tutta la mia famiglia.